Non è certo qualcuno che potrebbe fare. Ricomincerai qui, caro. Ti eri chiusa a chiave? Me l'ero dimenticata. André! 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 Un po' si è ripresa. Dice tua madre che vuole vedere. A proposito... di casa la sera del delitto. Conosci la strada? Yeah. Sì, signore. Buonasera. Che cosa dice? Belle. E è quello pure che succede col digitale, perché noi stiamo sostituendo i significati con dei numeri, quindi le immagini sono fatte di numeri. E certamente, e questo è un grande problema che io mi pongo, perché la nostra mente è abituata ormai a lavorare sul simbolico, perché si fanno le operazioni di astrazione continue per poter manovrare i linguaggi. Cioè non si parla mai del mare, si parla di un bicchiere d'acqua dove si dice che quell'acqua è il mare, è più comodo, si fa prima, però nel bicchiere d'acqua non ci sono i pesci, non ci sono i fondali, non ci sono i tifoni, che ne so, eccetera. Tu prima, quando eravamo a tavola, mi hai detto una battuta spiritosa, che però non era solo una battuta spiritosa, no? Che dice tu, come fai, come si può fare con le parole, non so cos'è la tua frase esatta, no? La taglia a pezzettini, la cosa, cioè, e io ti dicevo, sì, ma non si capisce niente poi, no? Di quello che cosa. Mentre invece tu, se tagli a pezzettini il cinema, si capisce moltissimo, no? Si capisce moltissimo, no? Io se taglio a pezzettini le parole non si capisce niente, faccio un'operazione che non mi interessa, che non arriva a nessuno, è una cosa solo mia. Invece quella tua operazione arriva e come, no? E ha un'altra significato, un altro, vuol dire, è un altro linguaggio. È un discorso affascinante. E io poi un bel giorno l'ho completamente abolito. Facevo questa differenza, però riferendomi a un tentativo, diciamo, di rifiutare tutta la liturgia cinematografica che prima a livello di scelta dei temi, che dipende sempre dai soldi che ci sono a disposizione per metterli in scena, eccetera. Poi perché c'è una tendenza sempre più, come dire, sembrerebbe un'esigenza quasi quasi di sopravvivenza per quello che si chiama primo mondo, di allontanare il dolore dalle parole, dai significati. E che insomma deve, di regola deve andare a finire tutto bene. Allora io ho pensato che siccome questo non è vero, bisognava cominciare a smettere di montare, per esempio, perché il montaggio è certamente un dispositivo di narrativo, ma che tuttavia nelle pause, cioè in ciò che non si vede, ci può essere nascosta la censura. Oppure c'è proprio la censura, per dirla chiara. Oggi, per esempio, ci sono dei film di grande successo dove tutti volano perché sono attaccati a dei fili che poi con Photoshop vengono cancellati fotogramma per fotogramma. Ma sta di fatto che non sappiamo volare. Però è nel desiderio di tutti volare, questo è il punto. Allora, un giorno appunto ho pensato, e se questi desideri venissero fuori nella loro forma più brutale, ma senza metterci mano,
come se potessimo avere una specie di fotocopia della vita, sciatta, bassa definizione, in bianco e nero, non so, ma che tuttavia rispetti il tempo della vita reale, cioè sia capace di seguirla. Ci potrebbero essere degli ideali piani sequenza che durano 20 anni. E forse un giorno ci saranno, perché si stanno facendo delle memorie talmente potenti che... Oppure puoi vedere tutta la vita accelerata, come i linguaggi digitali permettono, però che tutto rimanga registrato. E allora pensavo, che cosa può insegnare un'operazione di questo genere? Certamente che non esistono dei finali in cui si vede che i protagonisti sono più buoni, più coraggiosi, eccetera, ma che si vede alla fine quanto siamo stronzi tutti quanti, incapaci di vivere e comunque lontani da ogni ideale di vita, a cominciare proprio da... non solo da quelli normali della vita quotidiana, per cui un giorno prima o poi ci accorgiamo che tutti quanti razzoliamo male, anche se predichiamo bene, diciamo. O forse che ognuno di noi configura un tipo di umanità, di socialità realizzata, eccetera, eccetera, che è il segno proprio di ciò che non sa fare. Ma che comunque, ecco, un piano sequenza così ci potrebbe insegnare, come si dice, che chi vede la propria fotografia o chi si guarda nello specchio può vedere di se stesso e cominciare ad agire di conseguenza, a vedere se non solo quei piccoli ideali, ma quei grandi ideali che sono il sogno anti-autoritario, per esempio, che torna periodicamente fra un fascismo e l'altro, ma ha una vita effimera, come i bambini di Otto Rühle negli asili anti-autoritari, che poi si scopriva che avevano tutti bisogno di un capo che veniva scelto nel più grande, più cattivo, più duro e così via. Ma c'è da chiedersi, questa roba qua proviene dal fatto, da abitudini che ormai sono evidentemente implicitate negli acidi nucleici, nell'accumulazione istintiva di quello che la razza ha appreso durante la sua evoluzione, che è quella per esempio del branco, dove è evidente che il capo, il duce, era necessario perché era la persona che ti insegnava a mangiare e a sopravvivere in un mondo ostile e caotico. Quindi ecco, io avevo cominciato a fare un cinema così, poi non so che insegna, però forse quando tu hai un forte desiderio, che sia commisurato però anche a un forte senso della realtà, e soprattutto animato anche dal fatto che i motivi di perdono, appunto, di iperdono o di debiti che ci sono fra gli esseri umani, anche nelle loro differenze e inconciliabilità, si possano in qualche modo armonizzare o prendere, insomma, in considerazione rispetto al piacere che si può trovare nel praticare delle differenze. A me la cosa che mi veniva in mente sentendo Antonio era, tra l'altro adesso tu non ti ricordi questa frase di Braivanti, ma a me è venuta in mente un'altra che ho visto proprio che ho sentito in Transfert per Virulenza, che era sull'identità. Nel senso che lui parlava di identità come di qualcosa, cioè se tu scavi nell'identità trovi un vuoto, trovi un'assenza, trovi un... E in realtà a me, tra l'altro, questo discorso dell'identità sarebbe una cosa di cui mi piacerebbe che tu parlassi, perché la trovo nel tuo lavoro molto presente, la trovo sfaccettata in una maniera abbastanza unica, insomma, non è un caso se... non mi ricordo se di persona poco fa o nell'intervista c'era questo riferimento
alla verifica incerta in cui c'è un personaggio che cambia corpo, che cambia sesso, che cambia, quindi insomma è una cosa che a mio parere è legata alle tue, alla tua ricerca probabilmente, e che a me interessa molto. E comunque questa frase di Braibanti finiva con questa annotazione che io trovo abbastanza sconcertante ma anche profondissima, cioè che appunto nell'identità sta nascosto questo vuoto, ma questo vuoto è anche un buco, un'apertura, adesso non mi ricordo la parola che usa esattamente, che è quello che ci mette in contatto con gli altri. Quindi nel momento in cui stesso in cui si nega l'identità, in realtà si riconosce l'altro, che è in teoria un paradosso. Vedi, io vorrei dire che una cosa che avevo scritto quando mi hanno chiesto di vedere un po' che rapporto c'era fra Blob e la verifica incerta. Certamente c'è un rapporto di eredità, ma dicevo, io quando si è trattato di far entrare lo spirito dell'avanguardia mi sentivo come un toro macellato il cui sperma congelato fosse andato in quell'utero elettronico, elettrico che è la RAI, e chiedermi come mai non ci fosse stato rigetto. Ma più cercavo di capire questo, e più mi sembrava di capire non l'eccezione dell'appunto del non rigetto, ma la normalità della televisione. Essi erano pieni di vita, giovani, belli, felici. Ora, fino a Gesù sulla croce, si credette abbandonato. Arrivasse qualcuno che non abita su questo pianeta e dovesse definire chi è il vero abitante della Terra, non direbbe l'elefante oppure l'uomo e le donne oppure qualche altra cosa, ma dovrebbe dire semmai è la cellula. Probabilmente le cellule se ne fregano della questione dell'identità di un organismo che è complessivamente costruito da un insieme di cellule organizzate. Tuttavia da quello dipende la loro esistenza. Allora, bisogna chiedersi se questo ordine apparente in realtà è il risultato più economicamente più accettabile, diciamo, proprio a cominciare dalla simmetria bilaterale, per esempio, no? Che è come se avesse pezzi di ricambio, diciamo. Se questa sicurezza, questa appunto certezza dell'identità non dipenda da un sistema che economicamente è meno dispendioso per conservare tutto il bagaglio cellulare in un equilibrio possibile tale che la vita si possa svolgere nel migliore dei modi. Non esiste un'evoluzione che giorno per giorno ha una sua armonia, diciamo, rispetto al passato, cioè che ogni nuova soluzione evolutiva sia armonica con le contraddizioni del passato, ma spesso ci sono, è un po' come foglie della cipolla. Per esempio, nell'occhio esistono dei gruppi di cellule, cioè a partire dalla retina, quindi dei fotorecettori, che hanno le connessioni crociate. Cioè esiste già una memoria a livello retina senza che questa debba essere trasmessa nelle aree di proiezione visiva per essere, come dire, ragionate, riordinate, eccetera. Per cui tu hai dei gruppi di cellule che riconoscono il movimento, altri gruppi di cellule che riconoscono la forma. Però se il movimento e la forma raggiungono un livello, diciamo, di crisi rispetto a questi due sistemi, si verifica il caso, per esempio, che tu guardando le ruote di un carro sembra che girino a rovescio rispetto alla direzione del carro. Aspetta,
nel descrivere l'azione teatrale, le lenti, i prismi, gli specchi aggiunti alla macchina da presa erano usati come dei sensi di percezione nuovi, quasi che l'operatore diventasse lui stesso pesce, insetto, e riproponesse, ricreasse la storia dell'occhio durante l'evoluzione della nostra specie. La storia dell'occhio primordiale è affascinante. Pare che la retina, cioè il fondo dell'occhio, quello che è sensibile alla luce, sia l'estroflessione della corteccia cerebrale. Ma questa retina primordiale, questo pezzo di corteccia cerebrale sensibile alla luce, aveva bisogno di essere pulito ripetutamente. E allora si è formata prima una secrezione, poi una vera e propria membrana di protezione, che è in sostanza un archetipo della lacrima. Ecco, questa secrezione è questa membrana di protezione, ha cominciato via via a fare da lente e mettere a fuoco le immagini, come tutte le bolle d'acqua, ed è diventata l'occhio. Sembrerebbe, insomma, che all'origine dell'occhio c'è una lacrima. Ah, c'era Adorno che scriveva: ogni volta che un tentacolo esplora verso l'esterno e viene duramente respinto, quel tentacolo alle lunghe non prova più a uscire, e lì comincia la stupidità, l'anestesia, la miopia, eccetera. E che sostituiscono il piacere di crescere, di espandersi, di camminare e così via. Insomma, non so, io ecco, ho la sensazione che c'è una tendenza, proprio diciamo così, proprio un vero tropismo in tutta la vita in generale, cioè che è una regola degli esseri viventi, diciamo, che più sono altamente organizzati e più tendono all'omeostasi e quindi si isolano dall'ambiente, tendono a rimanere in una sfera privata, nell'artista, nella torre d'avorio e così via. Probabilmente credo che c'è una fuga dal dolore, in sostanza. Mentre però c'è un'altra parte di noi stessi che pensa invece che la vita sia possibile soltanto se la metti a rischio, diciamo, se ne fai un gioco continuo dove la morte venga guardata in faccia continuamente, tutti i momenti. E quello è, non so se rientra in quel panorama che è quello della guerra, che è quello della guerra, in quell'orizzonte, insomma. Ma certamente queste sono cose che noi non abbiamo mai messo a posto, in effetti. Io un po' di tempo fa ho trovato due descrizioni, diciamo così, della vita da due punti di vista diversi su due libri di due studiosi. Cioè, uno era un libro che parlava dell'infinitamente piccolo, quindi della struttura biologica del corpo umano, e l'altro era un libro invece che analizzava i grandi flussi delle popolazioni nel mondo, le guerre, la cancellazione di popoli, eccetera, eccetera. E il primo mi raccontava che la morte ha un ruolo creativo nella formazione dell'organismo, no? Perché un gran numero di cellule muoiono ogni minuto, ogni secondo muoiono
un numero incalcolabile di cellule dentro di noi, no? In questo momento sta morendo un numero enorme di cellule dentro di noi, no? E spiegava che ha un ruolo molto creativo questa cosa qui, perché poi è quello che permette, no? E faceva tutta una serie di esempi, proprio addirittura nel ventre materno, diceva è la morte in qualche modo a scolpire il corpo, la forma del corpo, no? Diceva per esempio nei palmipedi, no, c'è una membrana che collega un dito all'altro, eccetera. Nell'uomo questa attività, no, chiamo così, di morte creatrice, chiamiamola così, è quella invece che ti fa morire, no, queste cellule, in modo che noi abbiamo una mano così come l'abbiamo, eccetera. E però lì dentro dava un'idea, era molto bello, molto affascinante questo che leggevo, però nello stesso tempo mi sembrava, cioè io non lo so veramente se la cosa avviene in una maniera così pacifica, no? Perché poi leggo quell'altro libro un mese dopo dove ti parla, per esempio, tra le tante cose, dello sterminio nell'America Latina delle popolazioni, no, che c'è stata nel 600 quando sono arrivati i conquistadores, e raccontava lo sterminio di Atahualpa e di migliaia e migliaia di persone che questi qua in 60 hanno macellato nel giro di poche ore, non so quante migliaia di persone hanno ucciso in 60, quindi una cosa inimmaginabile vedere 60 persone che ammazzano questi che non avevano armi che potevano competere, migliaia e migliaia di persone, quindi c'è un'attività che è inimmaginabile, no? E io mi domandavo, ecco, però probabilmente se questo fatto qui storico fosse stato osservato con lo sguardo, no, di quello lì che osservava le cellule, magari poteva arrivare alla conclusione che la morte di queste migliaia di persone, cellule, chiamiamole così, eccetera, era un processo tranquillo, quasi consensuale e funzionale, no, alla vita, no? No. Zitto! L'occhio. 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 Rispetto al mestiere di cui sto raccontando, era evidentemente l'epicentro intorno al quale le sue protesi cibernetiche, obiettivi e pellicole avrebbero dovuto, orbitando, compiere le loro rivoluzioni. Non si trattava più di guardare il mondo attraverso il macchinario cinematografico, che nella presunzione di essersi definitivamente insediato al posto dell'occhio biologico, andava regolamentando la norma visiva. Era un bel gioco lavorare in questa direzione. Mi ero servito di lenti, prismi, specchi di vari tipi, come questo per esempio, nel tentativo di fondare una nuova grammatica visiva che tendesse a far emergere, insieme al passato filogenetico dei corpi, in uno spazio a più dimensioni, l'inconscio biologico della visione. C'è una verità che sta sotto agli occhi di tutti, diceva Braibanti, ma che nessuno vede. Ed è la semplice constatazione che ognuno di noi è, come dire,
una piccola cellula di un organismo più grande, che è il pianeta sul quale abitiamo. Sarebbe bello, pensavo, creare un luogo di sperimentazione dove il più lontano passato biologico possa essere scomposto nell'universo relativistico e ricomposto viaggiando attraverso l'infinità di tutti i soggetti viventi che compongono la vita sul pianeta. A priori una scelta ideologica, io non voglio fare in questo metodo, no, cioè andare contro queste strutture ne viene una conseguenza dell'utilizzo del mezzo. Cioè chiunque può prendere un software, l'idea del software libero e tentare di brevettarla, però tecnicamente non funziona, perché software libero, io cambio un'altra riga di comando e quello è già un'altra cosa. Tu che hai speso soldi per depositare quel brevetto, il tuo brevetto è già vecchio. Quindi potrei cercare in qualsiasi maniera di bloccarmi, però, cioè di mettere un bavaglio economico, un guinzaglio economico all'idea, all'invenzione tecnologica, però procede con dei passi e con delle dinamiche che non glielo permettono in toto. Infatti il problema del peer-to-peer non è un problema da poco, cioè è il più grande attacco alla proprietà privata dell'audiovisuale che si sta facendo, e anche da prima è partito con la musica, ma poi a arrivare al video, cioè il più grande attacco che la pirateria abbia scagliato contro chi detiene questi monopoli, e non sono ancora riusciti a imbrigliarle. Ogni teoria di imbrigliamento trova un'altra via di fuga, perché nello specifico tecnico, questa è una cosa che non può prescindere proprio nello specifico tecnico dal mio punto di vista. Ed è una cosa bella da sfruttare. Anche fra coloro che stanno lì, che non solo quelli che studiano, ma anche quelli che insegnano, hanno possibilità di interpellarsi, intervenire, stando chi su un autobus e chi a casa o chi davanti a un computer in qualche ufficio. E quindi, come dire, dare una compattezza ad alcuni temi, che è proprio l'insegnamento cinematografico, oltre che a altri temi, diciamo, di carattere più teorico, che possono essere quello che analizza i momenti in cui una sceneggiatura deve diventare un film per immagini e tante altre cose di questo tipo che riguardano proprio il mestiere specifico. Altre cose di cui io mi vorrei occupare più direttamente, che sono gli insegnamenti pratici, cioè come si piazzano i microfoni, come si accende la luce, come si muovono le macchine nel caso che ne usi 2, 3, 4, prove che qua abbiamo fatto già abbondantemente, diciamo. Quindi non più campo e controcampo, ma creare una dimensione dove ci sono tanti punti di vista che guardano una cosa e ripetere un po' l'avventura comunista, diciamo, no? Cioè che si può guardare e spostare anche il tempo, quindi un avvenimento mentre succede, quindi non solo online per quello che ci si riferisce abitualmente alla presa diretta, eccetera, ma anche alla costruzione di un discorso
organizzativamente più alto, diciamo. Insomma. C'era Braibanti che raccontava questa storia delle formiche, no? Che quando che le formiche sono capaci di una cosa che gli animali pluricellulari non possono fare, non sanno fare, e cioè che si organizzano in un corpo collettivo più grande e certe volte, in giorni particolari, in momenti particolari della vita del formicaio, anche 20 milioni di individui si dispongono come se questo fosse un'occupazione di spazio simile a quello delle circonvoluzioni cerebrali, e lui sostiene producono un pensiero collettivo, così come tante cellule possono costituire un corpo più grande, pluricellulare, come siamo fatti noi, diciamo. Però questa memoria, oltre a essere elaborata da un'enorme quantità di individui, poi viene comunque conservata in ognuno di quegli individui. Ognuno ricorda quello che è stato pensato collettivamente. Sarebbe bello che un computer potesse lavorare in questo modo, diciamo, no? Cioè aiutare a creare perlomeno un pensiero che è fatto di tanti pensieri diversi, e poi essere capaci di ridargli coerenza, obiettivi comuni da realizzare, poi è da lì che si passa, diciamo. Ecco, la prospettiva potrebbe, diciamo, umanistica potrebbe essere questa. E poi invece le tecnologie possono insegnare un sacco di cose che fanno andare oltre questi orizzonti. Adesso non immagino quali, ma certamente...